Quinta settimana, tempo ordinario, anno pari, mercoledì. Alla ricerca della vera sapienza. È un elogio della sapienza questa pagina che la Chiesa ci offre dal primo libro dei Re, la regina di Saba. Veniva dall'Etiopia, una regina bella e ricchissima. Gesù parlerà anche di lei. Volle giungere a Gerusalemme con un grande corteo, numerosissimo. I cammelli erano carichi di aromi, d'oro, di pietre preziose. E si presentò a Salomone, il re. Aveva sentito parlare di lui, parlò di tutto quello che aveva nel suo cuore. La regina di Saba, quando vide tutta quella sapienza di Salomone, inoltre anche la bellezza della reggia, la perfezione in quei cibi portati a tavola, il modo ordinato perfino dei servi che offrivano il loro servizio, i domestici, le divise dei domestici, dei coppieri e poi gli innumerevoli olocausti offerti a Dio nel Tempio. Rimase la regina di Saba senza respiro e disse al re che neppure la metà di quello che aveva sentito di lui era stata lei detto. Quanta sapienza, quanta prosperità. E inoltre innalza un inno a Dio. Sia benedetto il Signore tuo Dio, perché ti ha voluto collocare sul trono di Israele, Israele che egli ama in eterno. I regali della regina di Saba per Salomone, tanti, 120 talenti d'oro, pietre preziose senza numero, ma soprattutto, ecco, l'aspetto tutto femminile, tanti aromi quanti mai giunsero in Israele. La parola di Dio, oggi Gesù stesso, il Figlio di Dio, nei nostri pensieri, le difficoltà, quella incertezza nella vita morale, quella preparazione per vivere santamente nel sociale e soprattutto per innalzare la lode a Dio. Dio che ha voluto arricchirsi di sapienza donandoci suo Figlio, la sapienza incarnata, incarnata perché Maria, dicendo il suo sì, ha avuto tutto in lei. Come un piccolissimo e purissimo diamante che possa ricevere tutta la luce dell'universo, la sapienza di Dio. E Gesù nel Vangelo va purificando perfino le folle. Non è più una sapienza destinata a un'elite come la regina di Saba, il suo corteo, l'ambito bello del regno di Israele, ma è la purificazione per tutto il mondo. Gesù chiamò a sé di nuovo la folla e dice loro: ascoltatemi tutti, comprendete bene, non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro. Gesù distingue tra ciò che entra dall'esterno e andrà nella fogna, mentre quello che esce dal cuore dell'uomo può rendere impuro tutto l'uomo. È la vera o purezza o impurità. Gesù ci aiuta, elenca ben 12 impurità: furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutti questi propositi di male, di impurità,
vengono dall'interno dell'uomo, dal cuore degli uomini e lo rendono impuro. Avviciniamoci a Gesù, vera sapienza, anche in questo passo tutto mariano, di lasciarci accogliere dal cuore immacolato. C'è sapienza di Dio. Potremmo chiamare il cuore di Maria il regno materno purissimo di Dio.